quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché erano mendicanti, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che ci assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dei farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei gli dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Avete visto che nel Vangelo ritorna il tema, anche i termini, è vero, vedere, è vero. Guardate che noi dobbiamo non solo guarire profondamente, ma dobbiamo anche guarire, oltre che l'udito, dobbiamo anche guarire nello sguardo, perché noi purtroppo abbiamo un modo di vedere tutto sballato. La società di oggi, poi più che mai, oggi viviamo una società dove è centrale l'apparenza, farsi vedere, come la prima lettura di essere, aveva 7 figli belli e l'ultimo più piccolino, e dice Dio, gli dice al profeta: stai attento, scegli, non guardare all'apparenza, non guardare se si mette il gel, se si fa le lampade, se si mette il profumo, se i muscoli grossi, è vero, se è attraente, affascinante, se stuzzica la sessualità. No, no, non scegliere quello. Scegli quello che io ti dico, cioè dal cuore. Il cuore è la sede dei pensieri. Stamattina mi trovavo a Castino, alla mia terza messa, e a un certo punto c'erano tanti bambini, ho fatto una lode bellissima e l'oremus che poi sentiremo alla fine, e dice così: dice che quando uno ha pensieri belli anche il volto diventa luminoso. I bambini hanno una carne rosea bellissima perché esprimono ciò che c'è dentro. Il bambino dentro non ha pensieri cattivi, ha l'espressione del cattivo, ma non ha i pensieri cattivi. Il bambino è innocente dentro, e allora ha questa carnagione rosea, bella, luminosa. L'altro mattino, ieri mattina, ho fatto il battesimo, c'era un bambino qua del battesimo, il bambino piccolino, è vero, che a un certo punto mi ascoltava tutta l'omelia, era lì seduto come un trono che ascoltava. Non ha mosso un ciglio, questo bambino. Questa bambina, Enrica, straordinari sono i bambini. Quando si diventa grande si comincia a diventare un po' maliziosi, un po' capricciosi, un po' agitati. Chissà perché. Dio guarda il cuore. E allora il cieco, attenzione, cosa fa il cieco? Sentite,
Non ho letto tutto il capitolo, invito a leggerlo a casa, tutto il capitolo, che è bellissimo. Gesù, scusate, permetti, Gesù, se ti dico questo, sei stato un po' maleducato, perché hai sputato per terra. Perché qualche volta voi vedete qualche persona che sputa per terra e dice, guarda che maleducato. E anche Gesù ha sputato per terra, ha preso un po' di questa saliva che aveva buttato per terra, l'ha presa e cosa ha fatto? L'ha impastato un pochettino e poi l'ha messa sugli occhi. Non so se avremmo accettato una cosa di questo genere. L'igiene, l'igiene. E invece è un problema molto forte, perché la terra, la polvere, e siamo noi. Tu sei polvere, polvere ritornerai. Gesù cosa fa? Prende la sua saliva, la mette dentro nella nostra terra, la impasta. E cosa succede? Succede che l'uomo, accogliendo la saliva, accogliendo la secrezione della parola, accogliendo la sua persona, la parola di Gesù, piano piano ci fa vedere. Ci sono tanti che vedono e pensano di vedere, e invece tante volte, faccio un esempio molto semplice, se tu cammini per la strada e vedi una bottiglia di plastica per terra, non ti scomodi, la vedi ma non la prendi, non la metti nel cestino, la vedi ma non lo fai. Quindi vuol dire che si vede in una maniera un po' strana. Qualche volta si vede, non c'è più cieco di chi non vuol vedere, non c'è più sordo di chi non vuol sentire, perché troviamo sempre le nostre scuse. È vero o non è vero che è così la storia, no? Mi pare. Quindi vedete, sul piano fisico avviene questo, sul piano spirituale la stessa identica cosa. Cos'è che ci aiuta a vedere bene la realtà? È questa parola che entra dentro il nostro orecchio. Adesso faccio una domanda a voi. Cosa sta succedendo adesso? Che tu stai udendo, stai ascoltando non politica, non parlamentare, non scientifica, non letteratura. Stai ascoltando la parola di Gesù. Ti sta entrando questa saliva e ti sta amalgamando perché tu possa vedere con gli occhi della fede. Chi ha la fede ha un altro modo di vedere. Sentite un po', che vi porto un esempio molto semplice, molto immediato. San Francesco andava con gli amici a ballare, sognava la carriera, andava con le donne, le ragazze, la sua compagnia, era un libertino che amava un po' lusso, amava la carriera, amava. A un certo punto cosa fa? A un certo punto cosa succede? Succede che cambia il modo di vedere, quasi all'improvviso. Cosa si trova? Si trova che San Francesco, è vero, non guarda più le ragazze, non guarda più gli amici, non guarda più la carriera, e a un certo punto comincia a vedere il lebbroso, il mendicante, l'handicappato, tra virgolette, la scarto della società. Come ha fatto Francesco a guardare quella realtà e poi cambiare totalmente l'altra? Gli è entrata la saliva nel cuore. Tanto è vero che non ha voluto nemmeno gli abiti di suo papà, e in piazza d'Assisi si spoglia nudo e dice: papà, tieni tutti i tuoi indumenti, adesso mio padre è Padre nostro che sei nei cieli. Da quel momento Francesco cosa ha fatto? Ha cambiato modo di vedere. E voi sapete benissimo che San Francesco, è vero, non ha più scelto i nobili, ha scelto i poveri. Tanto è vero che man mano che camminava, alla fine della vita, sapete cosa fa Gesù? Gesù gli chiederà la vista, morirà cieco. Perché San Francesco è morto cieco, ma aveva un altro sguardo, lo sguardo del cuore. Il piccolo principe
scritto da Antoine Saint-Exupéry, diceva: si vede bene solo con gli occhi del cuore. Questa frase la sapete molto bene. Allora sentite, l'ultima battuta è questa qua, sentite, ve la faccio ripetere, ve la faccio risentire, sentite. Quando Giuseppe Calleone l'ho buttato fuori, nemmeno i genitori l'hanno riconosciuto, quando lo trovo gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo, in questo essere divino di Ezechiele, che poi Gesù, il verbo della seconda persona incarnato, che è Gesù, e gli rispose: e chi è Signore perché io credo in Lui? Sentite cosa risponde Gesù: lo hai davanti a te, lo hai davanti a te, lo stai vedendo, è colui che ti parla. Bellissimo. Quello che tu senti sono io. Tu questa parola che stai sentendo adesso, che io non sto parlando di altro che non di Gesù, ti sta entrando nell'udito, ti sta entrando nel cuore. Gesù ti sta entrando dentro, profondamente dentro di te. Quello che senti sono io. Bellissimo. Vi auguro che dopo questa Santa Messa la Madonna ci dia un piccolo ritocco ai nostri occhi, ai nostri occhi, alla nostra pupilla. Facciamo, chiediamo alla Madonna: mamma, fammi il trapianto degli occhi, fammi vedere con gli occhi che hai tu, per vedere come Dio scrive, come Dio lavora. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti in questo. E sarete più felici come bambini piccini, va bene? Ecco, che la Madonna vi accompagni e il Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo.